Maria Rosa ha appena imboccato via Calvario da Vito De Candele, signori, e vediamo, signori, vediamolo mentre queste due geometrie stanno per intersecarsi, signori, no? Lui di sta bassa, lei regale, lui di corsa, lei determinata, lui, lei, lui, lei, lui, lei, è in mezzo! Tutto è cominciato tempo fa, quando in un periodo in cui non avevo niente da scrivere in particolare, mi viene in mente questa ragazza che abitava al sud quando io vivevo in Puglia, con la quale io non avevo avuto nessun tipo di rapporto, perché era una ragazza molto di un'altra, diciamo così, estrazione sociale. Però mi viene in mente in modo prepotente, quindi così, non avendo niente da scrivere, comincio a scrivere la sua storia. Beh, la coincidenza incredibile è che dopo qualche giorno vengo a sapere, in modo del tutto fortuito, casuale, che quel giorno che ho cominciato a scrivere la sua storia era il giorno in cui lei è morta. Questo ha aperto tutta una serie di domande, di riflessioni, no? Questa strana coincidenza mi ha portato a fare poi delle riflessioni e anche delle ricerche. Che un paese non è un paese se non spara di qualcuno, un gatto non diventa famoso se non lo chiude sulla scatola insieme a un gioco con veleno. Le relazioni, non esiste nient'altro che la fisica. Tempo dopo ho incontrato un libro di Rovelli che si chiama Helgoland, che racconta un po' la storia, a grandi linee, la storia della fisica quantistica, questa scienza che sembra che parli più all'umano e meno alle questioni proprio scientifiche, tecnologiche, no? In un primo momento la fisica studiava gli elementi, gli oggetti, le loro proprietà, no? Come se fossero isolate dalle altre. E invece la fisica quantistica adesso dice che niente può esistere se non nella misura in cui influenza altre cose. Questo significa che la cosa importante tra tutto è le relazioni. E questo mi sembra la base del teatro. Cioè, io non posso fare lo spettacolo da solo a casa e dirmi che ho fatto un'opera d'arte, no? Io lo devo fare per forza alla presenza di un testimone che cambia sensibilmente l'esperienza. Quindi questo porre l'accento sulle relazioni è una delle cose che mi ha affascinato ed è una delle cose che racconto e faccio vedere come siamo collegati poi a tutto quello con cui siamo entrati in contatto nella vita. Maria Rosalia si è morta due giorni fa, quando io ho cominciato a scrivere questa storia. Chiaramente questa è una delle chiavi di lettura di questo legame che si viene a creare tra la protagonista, la storia della protagonista che io racconto e io che racconto, appunto, no? Cerco un modo sia scientifico e contemporaneamente poetico di raccontare questo legame. Che io posso morire qui fulminato dal Signore Dio, ma io a tua figlia non la volevo sposare. Sa il Signore cosa c'è nel cuore. A me piace pensare a questo racconto come a una tessitura, come a un tappeto, no? Che pian piano lascia uscire, lascia emergere dal suo tessere, lascia emergere una figura, no? E una serie di relazioni, no? Di figure che sono in relazione tra di loro. Quindi, oltre alla storia della protagonista, la storia di come io ho incontrato questo racconto, un legame possibile che viene attraverso la fisica quantistica, c'è anche la musica. Io mi sono appoggiato ad alcuni brani di David Bowie, che era un grande appassionato di astrologia, e in particolare il primo brano che l'ha lanciato poi, diciamo, a livello mondiale, che era proprio Space Oddity, che noi conosciamo l'ultima versione, ma in realtà lui ci ha lavorato per più di 2 anni. La guardò e poi la baciò. Ogni volta che io comincio a scrivere, per la maggior parte delle volte, soprattutto nella parte monologante del mio percorso, vado a finire sempre in Puglia, vado a finire sempre agli anni dell'adolescenza, forse gli anni in cui le impressioni, no, come una foto che viene impressa su una bobina, sono rimaste più forti di altri. Mi sembra di non dover andare a cercare altrove, come se fosse un piccolo universo all'interno del quale io posso trovare tutte le situazioni e tutte le forze in gioco che poi sono quelle della vita. Un po' è questo, e dall'altro lato mi piace sempre rivolgermi e prendere in considerazione un aspetto della vita, no? Quello appunto del passaggio della soglia, no? Dall'adolescenza all'essere adulto. In quel momento lì, secondo me, succede qualcosa di importante che poi noi sviluppiamo per il resto della nostra vita. Alcune intuizioni precedenti vengono approfondite o abbandonate con grande pena, e quindi mi rivolgo non a quell'età in senso
cronologico, ma a quell'età di ognuno di noi, cioè l'età in cui noi abbiamo ancora tutte le possibilità aperte, per cercare di capire anche, per rimettere in moto, ecco, questo desiderio di cambiamento che avevamo all'epoca, credevamo possibile, e poi diventando adulti abbiamo perso questa capacità di plasmare la nostra realtà. Nel bio, negli angeli, nella fisica dei quanti ci diranno mai che cosa succede dentro un cuore, né in quello di Peppino, né in quello di Maria Rosaria, né nel cuore di nessuno di noi. Né tanto meno, nessuno ci dirà mai se questa è la cosa giusta da fare.